Antes pusiste de la mano. Más digo yo, cuando me está su cima, ¿por qué no se se va? ¿Qué le que te... Nervo. E poco non fa niente, ma mi dà tanta voglia. Mo finisce tutto. Sì, sì, mo finisce proprio tutto quanto. Ma tu dai, sedetevi, fate colazione. Ci sta la genovese, ci stanno le uova. E questo cos'è? Siete sposati da un anno, dovreste volervi bene, invece fate sempre chiacchiere. Tu fatti i fatti tuoi. Che queste sono cose che ti riguardano. Tu sei una serva e devi stare al posto. Tu sei brava. Ma voi non dite che sono brava. No. Mi faccio la pizza sempre prima un marito. Sono stato che sbagli a pizza sempre prima la moglie. No signore, a pizza sempre prima un marito. Stiamo su di uno come due cani. Come due cani. Già, questa è l'educazione che avete ricevuto da vostro padre, l'ubaccalaiuolo. No, mia cara, vi sbagliate. Mio padre non era un baccalaiuolo, come dite voi, no? Mio padre era un negoziante di bacala. Bacala del 600? Non è questa cosa? No, già se ne ci mancava, bene? E poi voi, pensate a vostra madre. Che... Ma voi vi passavo a capo duro, perché avevo capo duro per la volta. Chissà quando lo state facendo in coppa a me, eh? Felice, tu sempre questo fai, fai ridere. Faccio ridere? No, ma questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto sotto di me quando lo dico io, Dici che vi sto usando per qualche gentilezza. Ma tu quando è gentilezza? Tieni di che, fai la partita perché voglio sapere che vuoi. Ma se entra! Che cosa volete? Signor, volevi stare per come libero di stare la casa al primo piano. Ah, è uomo e donna? È una femmina, signori. Ah, è una femmina. Felice. È una femmina. E io che devo fare che è una femmina? Mi ha dato questo biglietto, leggete. Emma Carciotto. La prego, prego. Basta che mi mandate un biglietto e io
Subito vengo. Sicuro, sicuro. Signore, come volesse dare un coniglio? No. No. Ti vorrei dare un consiglio. Ma no, moglie mia, la padrona sei tu. Ma no, sei tu. Ma no, sei tu. Ma no, sei tu. E non posso fare io, perché tu mi ti fai. Dunque, ce la vogliamo dare? No. Se tu ce la vuoi dare, dagliela. No, Se tu ce la vuoi dare, la calma ce la diamo. Una volta sputata la strada calda come sei tu! Signore, è un altro che non ha mangiato e non ci ha fatto più soldi in verbo, questo non è una donna, no! È una tigre! Una tigre! Signore, chi sei sputata quando mi ha chiamato tigre? Ma questo non può dire mica! Va bene, potete andare. Scusate, come vi chiamate? Francesco Soppa. E mi siete delle 180. Signore, andate, e poi domani vi mando al camarino. Andate. Ne faccio più, tengo non malicato. Carmela? Chi è? Carmela, grazie. Chi è? Carmela. Ah, Don Gaetano, siete voi? Carmela. Buonasera, prego, prego. Questa è Nisca, un po' bucchia di Cicciolea, vedete? Cicciolea. E ci siete tutto a cadere. Che dire? Ma sta un prezzo? Ma è stata con questa finestra aperta, che faccio? È proprio di chiama! Carmela, è venuta. Non ancora. Ma mi spiace, non è venuta. Meno male, lui, perché se c'è da roba una brutta notizia. Una brutta notizia? E che notizia? Don Gaetano. E quello era l'elettricità della casa che può piacere. Io sono andato là, ma per non dire di proprietario di parte, che non è come già fatto, è tipo che non faccio così scrivere un biglietto. Ma tu quando vede, tu ci mutate, se la vuoi chiamare la pizza. Grazie. Ma porti io, ma è cazzato, corretto. Andate facendo. No, scusate, e qua non si può fumare. C'è un cartello, vi ha dato a fumare, lo so che voi non l'avete visto. Scusate, è come calmare un po'. Mi ha dato una multa, portami. Che sbaglio grande. Chi è? Scusate. Questa è la riata! Ma non posso arrabbiare troppo, cari!
Devo voi. Operazioni per amore, poesia, platonicismo. O vivere con l'arte mia, o trovare un uomo che possa sposarmi. Le lusinghe, le belle parole non fanno per me. Oh, molto bello. Ma chi è? Prego, che lo parla per me. Non ti preoccupare. Basta, io parlo per tardi. Va bene, signorina. Questa sera parleremo. Mamma, ci vediamo. Addio, scottico. Addio. Mamma, è tutto un concetto, cominciamo, Carmela. Carmela. Ah, tu sei venuta finalmente, E va bene, direttore. Ci ho mancato. No, sai, perché abbiamo incominciato dalla mimica. Vai, mo, vatti a mettere le scarpe, muoviti. Mi devo vestire come dieci? Non signore, di cazzi soltanto, ammucino, forza! Ridi pure, ridi! Senti, non volessi fare piacere, ma la volessi chiamare poco. Non lo so, se non sta già congelata. Ci facciamo un tipo di regali, io Carmela, su. Mi regala, mi mette un altro soldino. Scusi, sono da vedere la lira, Carmela. Ma qua lì, da un gaita. Ebbene, la casa? La casa, io sono stato al proprietario, un marito non mi chiede di parte, sono le due parti, erano in casa. Chi le fa quando si chiude la sistemano appiccicata? E meno male che non sono scappato, se no buscavo pure io, buscavo. Me la lascia! Mandateci qualcuno di vostra fiducia e ce la vedi. E va bene, ti manderò mio fratello. E mandateci pure voi.
attrezzo, campanile. Avanti, cancelliere, venga. Secondo, che il signor Sciasciamocca, non contento di far morire di freddo la signora Maria, sua moglie, voleva perfino togliere il sonno e per ottenere ciò pagava di tanti banchi, i quali ogni mattina con gran cassa e tamburo facevano tanto rumore che la signora Maria era costretta di levarsi e non poter più dormire. Lasciate parlare il testimone! No! Ma che...
caso di mia moglie. Resta sospesa per un'ora l'udienza. Quando torno la riprendiamo. Ah, scusate. No. Eccellenza. Questo testimone è un bugiardo. Allora ascoltate. Mo che torno, se è un bugiardo, lo mandiamo subito in carcerato. Oh. Immediatamente. Scusate. Eccellenza! Ma dica,
Perché lo vuoi tu per solo per donna? Ti perdono! Scemo! Ti vuoi alzare? Alzati! Ah, mi devi fatta pace pure tu! E dopo il giro mi dà capo, ma dimmi che fa! Io sono contento che mi avete fatta pace! Per i tuoi lamenti! Perché non c'è sto presidente e capretello? Perché eri sicuro? Se mi devi la soluzione di perdono pure a me! Ti dico poi ci fa una cosa, possiamo affittare tre belli carrozze e ce li hanno mangiato tutti quanti fuori da pallino. Ma non prima però di aver accontentato questo rispettabile pubblico. Il caffettiere e l'usciere Orlando Vitiello e Silvia Andreani. Il direttore del teatro e la custode Andrea Iosice e Madonna del Corte. La ballerina e la prima attrice Lucia Di Meglio e Antonietta Roma. La cameriera e il maggiordomo, Monica Leone e Luigi Pacifico. Il cancelliere e il giudice, Federico Menichelli e Domenico Scotti. Gli avvocati, Silverio Scotti e Carlo Cipolla. Thank you.